Ora iniziamo. Innanzitutto grazie per questo invito, perché mi dà la possibilità di provare l'emozione di essere a questa parte della sala, che è wow, direi. Allora, io vi presento una revisione della letteratura rispetto a quello che è l'utilizzo dei guanti, partendo proprio dall'inizio e portandovi proprio alle origini del fenomeno. Quello raffigurato nella fotografia è il dottor William Halsted, un chirurgo americano che la cui biografia narra che era un personaggio estremamente innovativo. Infatti sposò immediatamente le tesi di Lister, che un suo contemporaneo, no, promosse e introdusse i concetti della sepsi durante l'intervento chirurgico e dell'antisepsi, ed è per questo intraoperatoria. Ed è per questo motivo che quando nel 1889 divenne il primario del reparto di chirurgia della Johns Hopkins Hospital a Baltimora, introdusse appunto la preparazione dei ferri e delle mani col fenolo. E proprio in relazione a questo si riferisce questo scritto che è rimasto famoso, poiché lui dice nell'inverno tra il 1889 e il 1890 una delle sue ferriste più preziose, da quel che ho capito doveva essere la capo infermiera, quindi un ruolo molto specifico, sviluppò un'importante dermatite a causa del fenolo. Lui prese a cuore il problema e chiese alla Goodyear di realizzare un paio di guanti che lei potesse utilizzare durante l'intervento chirurgico. Questa introduzione fu molto efficace, perché piacque moltissimo non solo alla ferrista in questione, ma anche alle colleghe, agli assistenti, e tant'è che divenne poi di utilizzo da parte di tutta l'equipe e piano piano anche dei chirurghi che ci misero un po'. Questa storia è rimasta famosa perché Caroline Hampton dopo pochi mesi divenne la signora Halsted, e tant'è. Mi sono anche chiesta se fosse correlato, no, al fatto che i guanti poi hanno preso tanto piede, no? Chissà, forse anche le altre infermiere, chissà, butta a caso. Allora loro andarono, appunto, l'ultima notte di gossip, loro andarono in viaggio di nozze nella North Carolina, dove Caroline era nata, comprarono questa tenuta e vedete, no, raffigurato William Halsted in versione, diciamo, relaxed. In realtà lui continuò a fare il suo lavoro mentre lei si ritirò e fece la fattrice per tutto il resto della vita. Quindi diciamo che le cronache attribuiscono a questo medico l'importante ruolo di aver introdotto i guanti nei setting chirurgici, ma in realtà il concetto era un po' precedente. Infatti il primo utilizzo di una sorta di guanto è riferito al 1758 ad opera di questo medico ginecologo tedesco, che utilizzava una sorta di guaina fatta con l'intestino cieco delle pecore per proteggere la parte distale delle mani, pratica che era utilizzata anche durante le sedute autoptiche. Nel 1834 sembra essere stato realizzato il primo paio di guanti simili a quelli chirurgici, anche se in realtà dovevano essere particolarmente duri, perché è soltanto nel 1844 che Charles Goodyear, appunto, inventò il processo di vulcanizzazione della gomma, quindi quello che la rende particolarmente elastica e resistente. Ed è il brevetto del guanto chirurgico è del 1878 ad opera di questo signore. Per cui in realtà quando Halsted andò dalla Goodyear si fece realizzare qualcosa che era già esistente, però sicuramente ha avuto dei grandissimi meriti, perché ovviamente coniugando l'insegnamento di Lister il guanto poi divenne anche uno strumento sterile da inserire durante le procedure chirurgiche, infatti ebbero degli ottimi risultati in termini di riduzione delle infezioni. I guanti però ovviamente all'epoca non potevano essere monouso, lo divennero soltanto quando nel 1964 la Ansell, che esiste ancora oggi, una ditta australiana, iniziò a produrli a livello industriale. E ovviamente
A quel punto, nella seconda metà del Novecento, i guanti hanno poi attraversato i confini della sala operatoria, entrando anche nei setting di degenza, e ovviamente l'utilizzo esponenziale dei guanti è cresciuto poi con l'HIV e la diffusione della consapevolezza della pericolosità della trasmissibilità di alcuni patogeni. Per cui oggi ci troviamo i guanti in lattice, i guanti in vinile, i guanti in nitrile, li abbiamo sterili, non sterili, chirurgici o meno, con polvere, senza polvere, insomma, e tutti hanno caratteristiche differenti per quanto riguarda la resistenza, il costo, eccetera. Quindi ci si può rientrare in una vasta gamma. Però ovviamente dobbiamo capire oggi qual è l'utilizzo raccomandato dei guanti, no? E il nostro riferimento fondamentale è sempre lo stesso, la linea guida dell'OMS del 2009, che non si occupa dei guanti per la prevenzione del rischio chimico. Che cosa sostanzialmente è scritto all'interno della linea guida? Che i guanti vanno utilizzati sostanzialmente per due obiettivi fondamentali, che sono la riduzione del rischio di contaminazione degli operatori rispetto a sangue o altri fluidi corporei, ad esempio nelle procedure invasive, e per ridurre il rischio di diffusione dei microrganismi trasmissibili per contatto, quindi nell'ambito dell'assistenza a pazienti colonizzati o infetti da microrganismi trasmissibili. Quindi rispetto ai cinque momenti, dove li mettiamo i guanti? Allora, li mettiamo prima del contatto col paziente ed immediatamente dopo l'igiene delle mani, nei casi appunto sopracitati. Sto per fare una procedura che mi esporrà al rischio di contaminazione, oppure sto prestando assistenza a un paziente colonizzato, allora faccio l'igiene delle guanti, dell'igiene delle mani e metto i guanti. Prima di una procedura settica, allora saranno sterili o puliti a seconda del tipo di procedura. Dopo il contatto con fluidi biologici avremo i guanti indosso e verranno immediatamente rimossi e sarà effettuata l'igiene delle mani, e dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con l'ambiente circostante, se avevamo addosso i guanti, immediatamente al termine i guanti vanno rimossi e praticata l'igiene delle mani. All'interno del documento dell'OMS, della nostra Bibbia, sono riportati anche esempi molto precisi che descrivono quando scegliere i guanti sterili, e ovviamente tutte le procedure chirurgiche piuttosto che gli impianti dei cateteri intravascolari centrali. Quando vanno utilizzati i guanti puliti, l'abbiamo detto, esposizione a sangue, fluidi biologici, precauzioni per modalità di trasmissione. Quando ad esempio realizzo una pratica che mi mette in contatto con la cutelesa, le mucose, il prelievo ematico, ma anche quando devo vuotare una padella o un pappagallo. E quando anche, indica il documento, i guanti non devono essere utilizzati. Il contatto con la cute integra del paziente non colonizzato e infetto non deve prevedere l'utilizzo dei guanti. I guanti quindi non vanno utilizzati per la preparazione della terapia per ossa, non trovano indicazione per l'esecuzione delle iniezioni intramuscolari sottocutanee, non trovano indicazioni neanche nella manipolazione delle vie infusionali quando non c'è rischio di contaminazione, no? Perché non c'è sangue, ad esempio. E come già detto prima, i guanti non debbono essere usati al di fuori di questi setting, per cui quindi al di là delle stanze del paziente vedere qualcuno che gira con i guanti è preoccupante, perché a meno che non stia portando in giro del materiale contaminato, sta facendo una manovra assolutamente inappropriata. La domanda che sorge spontanea è: ok, metto i guanti, ma i guanti mi forniscono una protezione completa? Allora, questo studio di cui vi ho riportato gli estremi e qualche nota è una delle basi su cui si fonda la raccomandazione dell'OMS, perché sostanzialmente ha permesso di dimostrare come sia tutt'altro che infrequente la situazione in cui ci contaminiamo le mani con i microrganismi che sono presenti sul paziente, anche quando abbiamo utilizzato i guanti durante il corso dell'azione assistenziale. Da questa evidenza emerge il fatto che l'utilizzo dei guanti non fornisce assolutamente una protezione completa rispetto all'esposizione
dei microrganismi. Per quale motivo? Una possibile causa è il fatto che il guanto presenti dei difetti immediatamente, ma i guanti possono anche andare incontro a deterioramento. Questo è uno studio, quello che vi presento, realizzato non in sala operatoria, ma realizzato nell'ambito dell'assistenza in terapia intensiva, dove sono andati a valutare, dopo le normali procedure assistenziali, quale fosse il livello di compromissione dell'integrità dei guanti, e il risultato è stato del 10,3% dei guanti che andavano incontro a in qualche modo rottura o non integrità. Questo livello di compromissione dell'integrità era direttamente proporzionale al tempo di utilizzo, tant'è che gli autori raccomandano una sostituzione del guanto dopo 15 minuti. E quindi immagino che stiate pensando a quei colleghi che mettono i guanti all'inizio del turno e vadano avanti così, terribile. Un'altra possibile causa di contaminazione riguarda il momento della rimozione del guanto, per cui ci possiamo contaminare le mani quando tocchiamo col guanto sporco la cute pulita nell'ambito della rimozione del primo guanto, o con la mano pulita, quantomeno la mano precedentemente guantata, il guanto sporco quando togliamo il secondo guanto. Quindi le modalità di corretto utilizzo: igiene delle mani, guanti, inizio dell'azione assistenziale, termine dell'azione assistenziale, rimozione dei guanti, igiene delle mani. E quando si passa nel corso della stessa procedura assistenziale da un sito contaminato a un sito pulito, l'azione deve essere interrotta, il guanto rimosso, praticato l'igiene delle mani e riposizionato un altro paio di guanti. Fin qua non vi ho detto niente di emozionante, perché sono tutte cose super 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 note. Interessante però fare un passaggio ulteriore, perché abbiamo parlato fino adesso di qual è la compliance all'igiene delle mani. Qual è la compliance all'utilizzo dei guanti? Allora, vi ho portato alcuni studi, ce ne sono molti, ve ne ho portati qualcuno, sono tutti europei. Questo è stato pubblicato nel 2004, è francese, e riporta, qui lo vedete sottolineato, i guanti non indossati quando indicato, nell'ordine del circa il 10% per l'infermiere e solo 1,3% del personale di supporto. Più preoccupante ancora il fatto che le mani fossero pulite dopo, e quindi igienizzate dopo la rimozione del guanto, e abbiamo un livello di compliance inferiore al 50% degli infermieri e poco superiore al 50% da parte del personale di supporto. Questo è uno studio realizzato qui in Italia dal dottor Pane e colleghi, in cui nell'ambito delle diverse valutazioni è stato messo in evidenza la percentuale delle opportunità con la compliance al corretto utilizzo dei guanti, e vedete che le infermiere hanno una compliance al corretto utilizzo del guanto nell'ordine del 46,3%, i medici 18,8% e il personale di supporto 66,3%. L'ultimo studio, perché sennò poi sono pesante e vi annoio, siamo in Gran Bretagna, arriviamo a una pubblicazione del 2011, anche qua vedete dei livelli assolutamente perfettibili di performance. Ve l'ho riportato perché fa una cosa ulteriore interessante, ossia va a misurare qual è la frequenza delle pratiche di igiene delle mani a seconda che si siano posizionati i guanti o meno, e questi rischi relativi inferiori a 1 indicano che la compliance e l'igiene delle mani sono sempre inferiori quando si indossavano i guanti rispetto invece a quando non si indossavano. Vedete che i risultati sono tutti statisticamente significativi. Allora viene da dire: ma perché? Quali sono i motivi? La cosa interessante di questo studio è che è uno studio a metodi misti, per cui dopo la dimensione quantitativa hanno valutato. Cos'è successo? Ok, hanno valutato anche attraverso delle interviste semistrutturate il perché, e ritroviamo le cose un po' che ci siamo detti prima. Questa è la mappa dei temi, è molto complessa, non posso entrare nello specifico, ma sostanzialmente
quello che hanno riportato gli informatori, no? Quindi i soggetti intervistati, è che la scelta all'utilizzo dei guanti dipende da due fattori, un fattore di carattere emotivo e un fattore di carattere sociale. Quello di carattere emotivo riguarda i sentimenti di disgusto, piuttosto che la necessità di sentirsi protetti, anche qua nulla di nuovo. Poi nell'ambito dei processi di socializzazione c'è un'importanza rispetto alla socializzazione organizzativa. Si fa riferimento alle politiche per l'igiene delle mani e quindi protocolli presenti in azienda, okay? Si fa riferimento ovviamente all'addestramento, alle conoscenze, alla prevenzione dell'infezione, e ancora ritorna a quello che dicevamo prima parlando del concetto di champion, eccetera. Il fatto che scelgo di utilizzare il guanto anche in relazione a quello che vedo fare dai miei colleghi, quindi esiste proprio un processo di modeling rispetto all'utilizzo dei guanti. Una cosa molto interessante quando loro parlano del processo di socializzazione riguarda anche la socializzazione verso il paziente, per cui loro dicono, questi siamo in Inghilterra, che secondo il loro punto di vista i pazienti preferiscono essere toccati con i guanti perché sicuramente più pulite le mani e quindi la pratica più sicura. Però non guardatemi così, c'è anche scritto sotto che ad oggi non esistono evidenze a sostegno di questo assunto. Quindi diciamo è la caratteristica della ricerca qualitativa, si dice che è trasferibile, non che è generalizzabile. Va bene, allora dopo aver messo in chiaro queste cose, quindi abbiamo definito quando si usano, come non si usano e perché vengono utilizzati un po' e un po', sono andata a vedere che cosa è successo dal 2009 in avanti. Ovviamente il primo passaggio è stato verso la Cochrane Library, lì ho trovato questa revisione sistematica che riguarda l'utilizzo dei guanti nell'intraoperatorio rispetto al rischio di lesioni dovute a tagli o puntura, quindi per la sicurezza degli operatori. Questo è uno dei forest plot che va proprio a considerare nel modo specifico come cambia il rischio rispetto a questi incidenti negli operatori che utilizzano il doppio guanto, e vediamo che c'è una riduzione importante del 71% del rischio di andare incontro a questi incidenti. Vedete che l'intervallo di confidenza è anche abbastanza stretto, oltre che statisticamente significativo. Ecco, la linea guida dell'OMS ad oggi suggerisce il doppio guanto nell'ambito della chirurgia ortopedica, non di tutte, quindi presumibilmente nella prossima edizione potremo trovare la modifica di questa raccomandazione per tutti i tipi di chirurgia, anche perché, guardate il terz'ultimo punto, stranamente perché capita molto di rado, la revisione sistematica conclude dicendo che su questa cosa non abbiamo bisogno di fare ulteriori ricerche, è già chiarito che il doppio guanto aumenta la sicurezza da questo punto di vista. Poi sono andata su PubMed. Su PubMed ho fatto una ricerca per gli ultimi 6 anni, ho cercato ulteriori revisioni sistematiche, randomized control trial, clinical trial in generale. Vedete, ho avuto 25 risultati, poi l'ho fatto anche insomma con in termini mesh, testo libero. I risultati sono molto pochi, gli studi usciti dopo sono proprio molto molto esigui. Di questi 25, 7 erano più pertinenti a quel che mi interessava, di cui 2 focalizzati su nuovi materiali per la realizzazione dei guanti, 2 sull'adozione dei guanti universali, quindi per tutte le pratiche nelle manovre in terapia intensiva e neonatali, 1 sull'utilizzo dei guanti puliti anziché i guanti sterili nella chirurgia dermatologica minore, era uno studio pilota, 2 sulla valutazione dell'adesione all'utilizzo dei guanti. Tra questi, che però è un po' un outlier rispetto a questi, ce n'è uno che è andato a contare, studio osservazionale, che è andato a contare quanto è time consuming fare l'igiene delle mani e mettere i guanti. Quindi, vedete, il risultato è diverso a seconda della categoria professionale, però mediamente il tempo impiegato per mettere e togliere i guanti è dell'ordine dei 20 secondi. Quello per praticare la frizione con soluzione alcolica è di 24 secondi,
per un complessivo dispendio di tempo di 44 secondi, e stiamo parlando del pre e del post. E quindi già avete capito che a Houston abbiamo un problema, perché sappiamo che per fare una corretta frizione delle mani almeno ci servono 20 o 30 secondi. E quindi, oltre a valutare la scelta di adottare o non adottare l'igiene delle mani o l'utilizzo dei guanti, probabilmente i prossimi studi dovranno essere più focalizzati sulle tecniche utilizzate per praticare l'igiene delle mani. Vi presento poi tre trial. Questo sempre perché mettono, diciamo, scelti perché mettono in discussione le raccomandazioni. Questo riguarda l'utilizzo appunto dei guanti nell'ambito dell'assistenza ai neonati pretermine. L'ipotesi da cui sono partiti i ricercatori è che l'uso dei guanti dopo l'igiene delle mani possa ridurre ulteriormente l'incidenza delle infezioni correlate all'assistenza. Hanno fatto uno studio randomizzato e controllato, reclutando 120 bimbi pretermine. Quando il bimbo era assegnato al primo gruppo, il professionista doveva fare igiene delle mani, guanti, gruppo sperimentale, gruppo di controllo, igiene delle mani, via si va, come indicato dalla linea guida dell'OMS. I risultati sono interessanti, hanno avuto, benché il campione avete visto sia piccolino, un risultato statisticamente significativo per quanto riguarda le infezioni correlate alle vie infusive, per cui rispetto alla non difficoltà di applicare questa indicazione e ai benefici che si possono intuire rispetto all'adozione di questa ulteriore precauzione, è possibile immaginarsi che verrà recepita. Lo studio successivo invece va a mettere anche quello dopo fortemente in discussione l'assunto di base, cioè che l'igiene delle mani serva prima di mettere i guanti. Si tratta di uno studio randomizzato e controllato, no? Vedete il titolo, è necessaria l'igiene delle mani prima di mettere guanti sterili in terapia intensiva? Allora, come hanno fatto questo studio? L'hanno fatto, siamo negli Stati Uniti, hanno fatto questo studio in 7 terapie intensive, reclutando 230 professionisti sanitari, 115 nel gruppo sperimentale, 115 nel gruppo di controllo. I partecipanti al primo gruppo dovevano fare l'igiene delle mani, mettere i guanti e andare a fare l'assistenza, venivano intercettati al di fuori di un box dove c'era un paziente in isolamento per contatto, vi aggiungo anche questa nota, e invece l'altro gruppo doveva unicamente indossare i guanti. Per valutare la congruenza dei due gruppi alla baseline, quindi prima dell'intervento, veniva posta la mano dominante su una piastra di Petri per vedere la crescita microbica, e qua vedete, ok, e qua vedete, oddio, mi è impazzita la, no. Nella prima riga in alto i livelli di contaminazione, che sono assolutamente sovrapponibili nel gruppo dell'igiene e guanti rispetto al gruppo dei guanti, e qual è stato l'outcome che loro hanno misurato? Loro hanno misurato il livello di contaminazione della mano guantata appena il guanto veniva indossato, quindi igiene delle mani, guanto, piastra, guanto, piastra, e vedete che i risultati sono assolutamente sovrapponibili. Le unità formanti colonie nel gruppo igiene guanto 6 e 9, solo guanto 8 e 1. Per cui sostanzialmente loro che cosa dicono? Che in effetti non hanno riscontrato nessuna differenza, anzi, ponendo in rapporto la contaminazione microbica della mano guantata previo igiene delle mani piuttosto che no, il rapporto era praticamente 0,86, risultato non statisticamente significativo. E concludono con questa affermazione che l'igiene delle mani prima dei guanti non chirurgici in terapia intensiva è una procedura che consuma tempo per i professionisti, può non essere necessario. E questo report supporta la premessa che l'igiene delle mani, prima di mettere i guanti, non riduca la trasmissione dei patogeni. Bisogna però dire a questi signori
che l'igiene delle mani prima di mettere i guanti non serve a ridurre la contaminazione dei guanti, ma serve a aumentare la sicurezza dei pazienti, perché abbiamo visto che i guanti si rompono in corso d'azione assistenziale. Per cui, dopo aver, questa è la nuova frontiera dell'outcome surrogato, cioè l'outcome clinicamente irrilevante perché concettualmente assolutamente sbagliato, senza entrare in merito a quello che è la validità interna dello studio, c'è un errore di fondo. Errore di fondo che poi viene anche sottolineato dalla parte più qualitativa dello studio, perché si sono lanciati chiedendo ai professionisti che potevano, perché che erano autorizzati a mettere direttamente il guanto, di esprimere il proprio giudizio di favore su una scala 5 punti Likert, che è riportata lì e che dice: effettuare l'igiene delle mani prima di indossare il guanto è scomodo perché porre le mani umide nei guanti è difficile. Non hanno neanche letto la parte che dice che prima di mettere i guanti le mani devono essere asciutte, no? Ok, ovviamente risponde, chi ha risposto ha detto sì, hai ragione, sono d'accordo, molto d'accordo. Mi sembrava di guardare un trailer, è la versione originale del film Scemo e più scemo, non so se avete riconosciuto gli autori. Ok, quindi diciamo questo studio mi ha lasciato veramente un po' interdetta. Poi ce n'è un altro interessante che vi presento, che invece è stato fatto sempre negli Stati Uniti da degli anestesisti che partono, vogliono sfidare invece il secondo assunto fondamentale: devo fare l'igiene delle mani dopo aver rimosso i guanti. Perché dicono? Noi le abbiamo le raccomandazioni recepite dalla società degli anestesisti americani che derivano dall'OMS, però non le applichiamo. Non li applichiamo. Allora qual è stata la geniata? Facciamo in modo di vedere se facendo le procedure di induzione dell'anestesia e intubazione l'utilizzo del doppio guanto, di cui ovviamente quello superiore viene rimosso, può ridurre la contaminazione ambientale. Per fare questo studio, che è uno studio randomizzato e controllato, di livello dell'evidenza teoricamente anche alto, hanno utilizzato un setting sperimentale, quindi per fortuna non hanno coinvolto i pazienti, hanno fatto le prove su un manichino in cui veniva posto sulle braccia e nel cavo orale un gel che poteva essere visto attraverso la luce ultravioletta, e hanno randomizzato i due gruppi di professionisti. Questi sono i livelli di contaminazione prodotti dagli anestesisti che mettevano un guanto e che se lo tenevano addosso, quindi vedete che espandimento di sporcizia. Questi sono di microrganismi, insomma, questi sono i dati nella seconda colonna che si riferiscono al secondo gruppo, quindi al gruppo in cui il secondo guanto veniva rimosso e si andava avanti nelle procedure. È fantastica anche la conclusione, perché un altro dei problemi che loro hanno individuato è: ma la lama del laringoscopio che è contaminata, che non sappiamo dove metterla, dove l'appoggio sporca, è un problema. Per cui concludono dicendo: ulteriori studi sono necessari per stabilire il contenimento dei patogeni del cavo orale utilizzando il doppio guanto, in particolare l'impatto di utilizzare il guanto superficiale come guanto per inguainare la lama del laringoscopio utilizzato. Abbiamo il sequel qua, ok? È la seconda puntata della saga. Insomma, la domanda che viene è: ma è eticamente accettabile promuovere delle malpractice che riducono la sicurezza dei pazienti e che sostengono poi l'utilizzo inappropriato delle risorse? Grande confusione, dove stiamo andando, dove sta andando la letteratura? Vado a concludere. Allora, l'utilizzo dei guanti nella pratica assistenziale è definito da studi osservazionali, a volte anche semplicemente descrittivi, ed è su quello che si basano le raccomandazioni dell'OMS, che hanno come obiettivo sostanziale quello di ridurre la diffusione delle infezioni correlate all'assistenza, aumentando la sicurezza delle cure. E già ad oggi la compliance rispetto a queste raccomandazioni è molto variabile, sempre perfettibile.
Per migliorare la pratica sono necessari studi che chiariscono come aumentare l'adesione a queste raccomandazioni. Non abbiamo bisogno di studi piccoli che mettano in discussione invece i fondamenti delle raccomandazioni, perché fanno disordine in un'area che ha tutt'altro che livelli di accordo e di adesione dei professionisti. Quindi, come concluderebbe una revisione sistematica, questo possiamo dire, è necessaria ulteriore ricerca, ma che sia ricerca di buona qualità.